La corsa per un posto UEFA entra nel vivo, coinvolge quattro squadre e passa attraverso Chievo-Livorno. Sfida che i gialloblu affrontano in emergenza, 5 gli infortunati, mentre Mazzone cerca di non andare oltre la quarta sconfitta consecutiva, riportando Vargas, Balleri e Colucci tra i titolari. I suoi piani però si complicano già al 14esimo. Semioli sposta la manovra da sinistra a destra, aprendo per Luciano. Sul suo cross Mauri anticipa Balleri. Il resto lo fanno la fortuna e l'effetto del pallone, che rimbalza in campo ma salta in porta e supera la linea. Nono gol in campionato del brasiliano, che ha firmato le ultime 4 reti del Chievo. Il Livorno stenta, anche perché il suo leader litiga con Moro e Mandelli a suon di colpi proibiti. La squadra allora lo aiuta con gli assist alternati della coppia Palladino-Morrone. Primo assist di Palladino al 27esimo, con uscita a capolavoro di Fontana, che sta in piedi fino all'ultimo e guarda sempre il pallone. Secondo assist di Morrone, con Lucarelli che mette fuori prima che chiudano Mandelli e Lanna. Terzo assist di nuovo da parte di Palladino dopo un errore di Mandelli, e ancora una volta Fontana si dimostra specialista dell'uscita bassa. Quarto assist decisivo ancora di Morrone. Fa fuori due reparti del Chievo, con Moro che perde Lucarelli sul filo del fuorigioco e il capitano del Livorno in gol per la 16esima volta. È il 40esimo e si va al riposo sull'1-1. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Il Chievo affida tutte le punizioni a Semioli, che al 7° mette il pallone sulla testa di Amauri. Il brasiliano cerca il secondo palo ma non lo trova per poco. Poi sul Livorno si abbatte una maledizione. In 4 minuti gli Amaranto perdono Coco e partita. L'esterno sinistro si allunga e crolla a terra. Le immagini mostrano il ginocchio sinistro piegato in maniera innaturale. Coco esce tra lacrime e urla. Il pubblico lo incoraggia in quello che potrebbe essere il momento più difficile di una già difficile carriera. 2 minuti dopo, al 14esimo, la maledizione è completata dall'intervento di Balleri su Semioli. Secondo Rizzoli è rigore. Sul dischetto va Obinna e fa 2-1 nonostante Amelia intuisca. Quinto gol in campionato per il nigeriano, terzo su rigore. La reazione sembra esserci. Al 22esimo un errore di Brighi e un rimpallo mandano al tiro Morrone. Solita parata di Fontana, che una volta a terra è fortunato perché Colucci sbaglia di pochi centimetri. Con gli ingressi di Ferzel, Cesar Prates e Paulinho, Mazzone passa al 4-4-2. Nel Chievo Pelli siede al cambio Obinna e al 29esimo sfiora il gol. Scavalca Ferzel e viene fermato dalla punta del piede sinistro di Amelia. Nel finale Livorno potrebbe tornare a sperare grazie all'espulsione di Luciano. Fallo su Colucci e secondo cartellino giallo. Ma il morale ormai è sotto i tacchi. Mentre in campo si gioca, si pensa anche a Coco. Per i toscani arriva la quinta sconfitta consecutiva, e con l'Europa che si avvicina, in un periodo di voti da parte degli allenatori, tremano i baffi di Pillon.